per le categorie più deboli. E restiamo a parlare di Expo perché adesso c'è una sorta di guerra dei numeri anche per quanto riguarda l'esposizione universale. Sapete che il commissario unico Sala fornisce dei numeri, ma questi numeri non convincono il presidente del consiglio comunale Basilio Rizzo. Intanto ci sono i ristoratori della città che lamentano un calo del fatturato, degli affari del 30%. Sentiamo ancora Alberto Carreras. I numeri ballerini di Expo, i lamenti dei commercianti milanesi che sostengono di essere stati danneggiati dall'esposizione universale. Dopo 2 mesi dall'inaugurazione ci sono già polemiche sui dati. Secondo il commissario Giuseppe Sala, in 60 giorni hanno visitato il quartiere Expo 6 milioni di persone e i turisti in città sono decisamente aumentati. Insomma, Sala è senza dubbio soddisfatto, mentre il presidente del Consiglio Comunale, Basilio Rizzo, ha chiesto maggiore trasparenza e ha sottolineato che i parcheggi dedicati all'esposizione sono vuoti e i dati dell'ATM delle Ferrovie Nord sono decisamente sotto le attese. Il commissario Giuseppe Sala ha annunciato che tra breve verrà fatto con il sindaco Pisapia il punto sui numeri relativi agli eventi e verrà redatta un'indagine sul pubblico. È chiaro che tutti guardano al risultato finale. Se il trend di 3 milioni di visitatori al mese resterà immutato per tutti i 6 mesi, il totale arriverà a 18 milioni e dunque non si supererà la soglia che era stata fissata a 20 milioni di presenze, mentre i più ottimisti parlavano addirittura di 24 milioni. Sicuramente è presto per tirare le somme e probabilmente durante l'estate il numero dei turisti è destinato ad aumentare. Nelle ultime 4 settimane il 20% dei visitatori è costituito proprio da turisti, una percentuale che si spera possa correre verso traguardi ambiziosi. Expo però ha già creato malumore tra i commercianti milanesi, che accusano la manifestazione di aver cannibalizzato le serate nel centro storico e nelle zone della Movida. Il presidente di EPAM, Lino Stoppani, sostiene che il fatturato medio dei locali cittadini, bar e ristoranti, sia crollato del 30%. Milano ha dato una mano ad Expo, ma finora, secondo Stoppani, ha restituito poco. In particolare, i commercianti puntano il dito contro il biglietto Expo a 5 euro nelle ore serali, che ha strappato la clientela agli esercizi commerciali cittadini. Da questa crisi si salvano gli alberghi e i bed and breakfast. Sono circa 10.000 inoltre gli appartamenti affittati ai turisti. Secondo l'EPAM, turisti e non ricevono costantemente messaggi di invito verso Expo e i visitatori prendono la strada di Ropero e disertano i locali del centro storico. Solo un 10% dei gestori cittadini ha dichiarato di aver aumentato gli incassi.